Ciao a tutti da Nuovo Anglobo, benvenuti ad una nuova lotta di Shodan di Horas. Il team è sempre lo stesso, Latias offensivo con Scacciabruma e Trespolo, poi Rotom Wash difensivo, Azumarill con il corpetto assalto che mi piace molto, Megalopanni, poi Excadrill con mono attacco di tipo terra e rapigiro che setta le rocce ed ha pure tossina, che è veramente ottimo con rompiforma per via di molti mega sableye e in generale anche dato che è difensivo e non è scarf, quindi non è colosso la scelta, può essere molto utile anche contro i Landorus T che danno molto fastidio. E il mio Landorus T, difensivo, utilità, non setta le rocce, privazione, retromarcia, le solite mosse. Guardando il team avversario, logicamente gioca la combo di Charizard Y con il Sole più Venusaur non Mega. E molto probabilmente, e Latias con Scacciabruma, logicamente, non mi piace molto Darmanitan, non perché non sia un buon Pokémon sotto il Sole, ma perché secondo me Victini forse è meglio, forse ha una potenza di mossa fuoco veramente, veramente potente come generatore V. Però anche Darmanitan è molto buono. E un'altra combo è proprio quella di utilizzare Bisharp con inseguimento. Vediamo un attimo di iniziare con la lotta. Allora, decido di iniziare con Rotom proprio perché mi aspettavo Landorus. Decide di utilizzare retromarcia e io di utilizzare fuoco fatuo perché mi aspettavo proprio Venusaur. Qua sono stato molto fortunato, perché non è riuscito ad addormentare il mio Rotom. Infatti ho chiesto anche scusa nella lotta per il miss. Prevedevo lo switch di Venusaur e allora decido di mettere in campo Lupanni perché sapevo che avrebbe utilizzato Bisharp. Così avere una buona opportunità per Mega Evolvermi e scoprire che questo Landorus è difensivo e non è offensivo, e quindi, dato che mi aspettavo che settasse le rocce, decido di spammare il gelo pugno. Immaginavo che ritirasse il Pokémon, ma lui prevede molto bene e quindi decide di utilizzare terremoto. Decido di mandare Landorus perché mi aspettavo eventualmente un altro terremoto e ne approfittavo facendo credere all'avversario di mettere le rocce, di spammare eventualmente privazione. L'avversario decide di mandare Charizard. È stata una privazione a vuoto, devo dire la verità. Decido di mandare Latias perché è l'unico Pokémon che riesce ad attutire molto bene gli attacchi di Charizard, forse, anzi forse l'unico. E decido di spammare Dragobolide. Decido di spammare Dragobolide e non sapendo bene che cosa volesse fare il mio avversario, dato che mi aspettavo appunto inseguimento, decido di utilizzare Trespolo, ma poi vedo che alla fine mi conviene sacrificare il mio Latias. Comunque non ha Scacciabruma. Mando il mio Excadrill che potrebbe utilizzare tranquillamente Rapigiro, mettere le rocce, insomma, e decido di mettere le rocce. Forse non è stata un'ottima scelta. Dato che mi aspettavo che utilizzasse Retromarcia, decido di iperavvelenare Landorus. E dato che ha utilizzato Privazione, decido di fare un overpredict di un overpredict. Rimanere lo stesso in campo e utilizzare Rapigiro per togliere le rocce sul mio campo. Qua pensavo di fargli KO, devo dire la verità. Forse io ho fatto danno minimo a Venusaur normale, perché poi non è nemmeno Mega Venusaur. E quindi decido di mandare in campo Azumarill e utilizzare Acqua Getto che è KO. L'avversario manda Latias, questo perché lo vuole sacrificare per utilizzare Scacciabruma, ma dato che il mio Azumarill è con il corpetto assalto e prevedevo la mossa, decido di utilizzare privazione. Decide di mettere il sole. Con il corpetto assalto riesco a resistere sicuramente a un solar raggio di Charizard. E l'avversario ritira, forse non pensava o prevedeva non so cosa. Quindi riesco a fare KO a Bisharp, KO pure a Charizard grazie a cascata. E decido di sacrificare il mio Azumarill perché non ho un switch sicuro con il sole e soprattutto con fuoco carica con Darmanitan. Però io ho fatto già un buon danno con Acqua Getto, tra l'altro sotto anche il sole. Così mando il mio Rotom per resistere ad un attacco, a mandarlo KO con Invertivolt. L'ultimo Pokémon rimasto è Landorus ed è KO 100% da un gelopugno. E dato che sono anche più veloce, è stata veramente una bella lotta.
Il mio avversario, anche se il risultato è stato di un 3-0, vabbè, 3-0, diciamo. Comunque, questi qua sono ottimi team. Questo di Charizard, un Pursuitar, quindi un Pokémon con inseguimento, più Venusaur, è veramente un'ottima combo che si vede spesso in giro. Anzi, spesso si utilizza anche Tyranitar, spesso con l'utilizzo di inseguimento. Malgrado ciò, è stata veramente una bella lotta con un'ottima predict per quanto riguarda l'utilizzo di Excadrill, che è molto rischioso. In questo caso avete visto benissimo quanto è rischioso utilizzarlo come monoattacco. Se la lotta vi è piaciuta, cliccate il mi piace. Se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi e ci vediamo tutti a un prossimo video. Ciao a tutti da Novanglobe. Ciao!